Sì, lo so, faceva figo metterlo in posa. Benvenuti nella parte 2 del video. Io, come sempre, sono Shark e siamo nella parte 2 del video. Premetto, non ho un plot, non avevo minimamente voglia di scriverlo. Siamo in quarantena, c'ho una rottura di coglione addosso che è una cosa indefinibile. Quindi, abbiate pazienza, seguitemi. Vi scriverò comunque come ho fatto nella parte 1, tutto a schermo. Quindi, pazienza e calma. Avete preso le vostre bellissime armi. Io questa ce l'ho già completa, quindi andrò. Era soltanto per fare l'inizio video. Andrò a cambiare l'equipaggiamento. Ignoro totalmente l'armatura. Mi baso solo ed esclusivamente sulle armi. Quindi in questo caso io andrò a prendere le doppie lame da scoppio che le ho droppate prima. Ovviamente io, chiaramente, non le trovo più. Rimettiamo per serie. Grazie. Eccole qua, le scoppio bellissime. Quindi ho le mie bellissime doppie lame scoppio. Come potete vedere, sono ancora chiuse, quindi non le ho ancora migliorate. E bisognerà migliorarle. Quindi, come si fa? Come si fanno ad mettere gli augment all'interno delle proprie armi? Premetto subito che non vi dirò che augment devono essere utilizzati. Questo perché. Io utilizzo una parte di MetaBuild e un'altra parte creata da me e in realtà poi modificata anche dai compagni di squadra, quindi da Blood e da Mauri e da tutti gli altri che magari ti danno dei suggerimenti, quindi sono build modificate. Quindi inizialmente io vado ad aggiungere gli augment solo e esclusivamente delle MetaBuild che potete trovare su Reddit. Le ho postate 10 milioni di volte sia sul Discord ufficiale del canale, scusatemi, del gruppo Facebook che su Facebook. E non ho voglia di ripostarvele, ma comunque, da buon YouTuber che non sono, ve le metto anche qui sotto il link in descrizione. Ora, andiamo a vedere come si fanno i miglioramenti e come in realtà si mettono i miglioramenti al massimo del loro livello. In questo caso, a me servono su queste armi 3 potenziamenti di attacco e 2 potenziamenti di sharpness, quindi affilatura. Io non devo fare altro che migliora l'arma che ho in mano, come potete vedere, mi dà direttamente. Quelle le artiglio scoppio che ho messo poco fa. Devo utilizzare le dracoliti per poter aumentare chiaramente il livello e permettere gli augment a questo equipaggiamento, quindi queste doppie lame, e di conseguenza io vado chiaramente ad utilizzare la dracolite pura. Se ce l'avete, utilizzate questa perché è quella migliore, perché con una di queste fate 3 o 4 livelli di risveglio, mentre con le altre, ovviamente, più si va all'indietro, meno livelli di risveglio si riescono ad avere. Ora, utilizziamo una di queste, facciamo un migliora e vediamo subito che. Mi si apre chiaramente gli slot. Io in questo caso ho l'essenza del Glavenus all'interno, di cui non me ne frega assolutamente niente. In questo caso, le abilità manifestate che potrei aggiungere, ovviamente, alle abilità risvegliate non mi servono assolutamente niente. Quindi devo andare, ovviamente, a fare accumula potenziale. Mi dà un'altra manifestazione. In questo caso, ho attacco 1 che io vado a sostituire direttamente con il Glavenus e parte un'altra manifestazione. Un bellissimo attacco 2 che posso già aumentarle, quindi di conseguenza va qui sopra. Altra manifestazione. Non ho assolutamente niente di quello che mi interessa, quindi andiamo ad accumulare il potenziale. Altra manifestazione. Un bellissimo attacco 2 che vado a riempire qui. Altra manifestazione, chiaramente. Un altro bellissimo attacco 1. Potrei anche mettere l'acutezza, visto che mi interessa, ma attualmente preferisco i 3 attacco. Adesso vado a cercare l'acutezza. In questo caso ho attacco 1, affinità 1, ma attacco 1 già ce l'ho e quindi vado ad accumulare il potenziale. Eccolo qua, acutezza. Andiamo ad inserire l'acutezza. Dovrebbe essere l'ultimo, se non sbaglio. Questo è un attacco 2 o acutezza 2. Andiamo ad inserire l'attacco 2. Un bellissimo attacco 3. Perfetto. Ora noi abbiamo finito chiaramente con il primo step delle abilità risvegliate, quindi le loro manifestazioni. Come funziona? Che cosa vi ho fatto vedere? Allora, prima cosa, bisogna utilizzare le dracoliti. Quindi scriviamola a schermo, utilizziamo le dracoliti. Meglio pure, se non ce le avete chiaramente, utilizzate le altre.
Una volta che si manifesta e sapete, quindi prima ancora di utilizzare le Draculiti, dovete sapere che abilità risvegliare all'interno delle proprie armi. Quindi, in questo caso, segnatevi su un fogliettino le 5 abilità da risvegliare. Quindi segnatevi le 5 abilità, andate ad utilizzare la Dragolite e manifestate le abilità. Prima di fare qualsiasi cosa, andate ad inserire tutte le abilità che voi riuscite a trovare con il primo passaggio. Quindi, se trovate attacco 1, dopo non cercate di migliorarlo, ma se trovate un altro attacco 1, andate ad inserirlo come ho fatto io e quindi andate ad inserire l'abilità base, quindi attacco 1 o 2 o affinità 2 o qualsiasi abilità voi vogliate all'interno dell'arma. Questo perché? Perché poi le potrete andare a migliorare, aumentando ovviamente il proprio livello. Quindi ogni volta che noi, una volta che noi abbiamo finito di inserire le abilità all'interno della propria arma, a livello base, successivamente noi potremo andare, utilizzando sempre una Dragolite, a aumentare le manifestazioni all'interno dell'arma e quindi aumentare il loro livello. Quindi, primo step è inserire, ovviamente scegliere le 5 manifestazioni da utilizzare. Secondo step, andare ad utilizzare la miglior Dragolite per inserire le abilità. Terzo step è andare ad inserire le abilità base che vi interessano all'interno di quell'arma. Quindi avete un'arma elemento, vi servono 5 abilità risvegliate di elemento? Boh, andate ad inserire elemento 1 e 2 in tutte e 5 le abilità. Quarto step, chiaramente, andate a migliorare le abilità come farò adesso. Quindi in questo caso io ho acutezza, posso andarla ad inserire qua, ho finito le mie 5 abilità. E adesso non devo fare che aumentare chiaramente il potenziale. Ricordo a tutti che il massimo che voi potete avere all'interno di un qualsiasi abilità risvegliata è 5, tranne una sola ed esclusivamente abilità che voi potrete portare al 6. L'abilità al 6 vi verrà fuori con le stelline che si illuminano di vari colori. In questo caso un bellissimo attacco 3, possiamo andarlo ad aumentare. Questa affinità 2 possiamo andarla ad aumentare. Attacco 4 possiamo andarla ad aumentare. Attacco 5 possiamo andarla ad aumentare. Non sempre vi escono così, ve lo dico subito. Quindi non sempre c'è questa fortuna di poter trovare subito tutto. Per esempio in questo momento attacco 2. Non mi serve, accumulo potenziale. Andando ad accumulare potenziale io aumenterò il livello di ciò che mi esce. In questo caso, come potete vedere, mi è uscita acutezza 3. Adesso sicuramente dovrò aumentare il potenziale. No, mi è uscito acutezza 4, va che fortunato che sono. Un bellissimo attacco 3. Qui chiaramente io non ho la possibilità di andare a migliorare nessuna di queste, quindi accumulo il potenziale che vi rimarrà accumulato e continuerò a migliorare l'arma. Aumentiamo. Acutezza 4. Quindi io in questo momento ho 2 abilità al 4, 1 al 5 e 2 al 3. Adesso ho 3 abilità al 4, 1 al 5 e 1 al 3. Peccato. Ci vorranno parecchie Dracoliti, ve lo dico subito, per poter migliorare il tutto. Come potete vedere, adesso mi è uscito attacco 4, acutezza 4, ma io ce li ho già chiaramente superiori, a parte l'attacco 3, che chiaramente io vado ad inserire qua. Quindi adesso dovrò sprecare Dracoliti finché non mi escono le abilità risvegliate che voglio io. Attacco 5, come potete vedere, la si va a migliorare, quindi io ho già 2 abilità al massimo del loro livello. Un altro attacco 5 mi va ad aumentare l'ultimo attacco che io ho, quindi attualmente gli attacchi sono al massimo del livello. Può uscirmi solo ed esclusivamente o acutezza 5,
quindi che mi servirà e quindi accumulo potenziale, o un attacco 6 in questo caso. Vedete, questo è l'attacco 6. Quindi io posso andarlo a modificare e mettere l'attacco 6. E adesso mi mancano solo da inserire gli acutezza 5, che chiaramente saranno i più complicati. Mi manca solo una acutezza 5 e l'arma sarà completamente risvegliata. Vedete, io adesso ho il livello 25 dell'arma. L'arma deve arrivare a livello 26 per essere completamente risvegliata. Avete visto che ha cambiato anche aspetto, chiaramente. Ok, le abilità speciali, come potete vedere, alcune potrebbero essere perdere efficacia. Quindi cosa vuol dire? Io non posso andare a inserire acutezza 6, perché ho già attacco 6, che mi serve di più di acutezza 6. Quindi gli dico di no e accumulo potenziale. Non posso fare altrimenti. Ancora mi esce acutezza 6, chiaramente a me interessa acutezza 5, che chiaramente io non posso avere, la cercherò dopo. Ebbene, queste sono le armi che... Questa arma è quasi risvegliata, come potete vedere è cambiata, adesso ha le fiamme esterne. Queste sono armi chiaramente che devono essere utilizzate con build particolari e che ovviamente quelle ve le dovete creare voi ad hoc come i potenziamenti. Ricordatevi sempre che i potenziamenti possono avere anche le essenze, quindi le abilità all'interno di queste armi possono favorirvi anche l'equipaggiamento che voi andate ad indossare. Prendo l'esempio in questo caso dalla mia build della Light Bowgun che io utilizzo, che è questa. Chiaramente io ho l'arma completamente risvegliata, come potete vedere fa questo effetto supercar, ok, che è bellissimo, sinceramente è qualcosa che io adoro. E come potete vedere io ho 3 pezzi dello Zora e 2 pezzi del Nargacuga, ma essendo che sulla mia bellissima arma ho un'essenza del Nargacuga, io in questo caso come abilità, ok, non solo ho queste, ma ho anche la possibilità di avere sia l'essenza del Nargacuga che l'essenza dello Zora completamente sbloccate. Quindi ho non solo le abilità che mi dà l'armatura in sé, ma ho anche 2 abilità bonus date dalla serie dell'armatura. Una grazie all'arma e una invece con i 3 pezzi indossati. Non credo ci sia molto altro da dire, se non, se per caso non vi capita, e questa è l'ultima stupidata, se per caso non vi capita l'arma che a voi interessa e volete provare, ok, ve lo dico, ve la volete provare perché è una prova quella che andate a fare, semplicemente voi potete andare a fare l'archimia risvegliante con i pezzi del Safigiva che voi avete droppato. Potete tranquillamente prendere, tipo il mantello vale 300, potete provare a sfruttare la vecchietta dell'alchimia per recuperare 3 armi casuali da lei. Quindi se fate tante volte il Safi e non riuscite realmente a trovare, neanche con la mia guida, le armi che vi interessano, potete provare con la vecchia tramite l'alchimia del risveglio. Non credo di dovervi dire altro, sinceramente. Con questo io concluderei la seconda parte del video, spero di esservi stato molto utile e niente, GG a tutti quanti.